Ciao a tutti e bentornati. Oggi prepareremo delle tagliatelle verdi al prezzemolo. Ingredienti: 500 g di farina 00 oppure di grano duro, 5 uova intere, un bel mazzetto di prezzemolo, uno spicchio d'aglio. Passiamo alla preparazione della pasta. Per prima cosa, setacciate la farina sul piano di lavoro. Dopo aver setacciato la farina, prendete il prezzemolo, uno spicchio d'aglio e tritatelo assieme alla farina. In questo modo la farina assorbirà tutti i profumi e i sapori. Ora formate al centro un cratere e rompeteci dentro le 5 uova e cominciate a mescolare gli ingredienti. Cominciate adagiamente, lasciando il tempo alla farina di assorbire le uova. In questo modo l'impasto prende ossigeno e risulterà più morbido. Ogni cosa ha il suo tempo, questo proverbio, eh? Comunque voi impastate con calma e quando vedrete che le uova si sono amalgamate bene, cominciate a lavorare l'impasto fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Durante la lavorazione sentirete con le mani che l'impasto è morbido, questo vi aiuterà a stenderlo facilmente. Terminata la lavorazione dell'impasto, formerete una pallina che andrete a avvolgere nella pellicola e mettetelo nel frigorifero a riposare per almeno un'ora. Questo fa sì che l'impasto si rassoderà. Trascorso il tempo necessario, andrete a riprendere l'impasto e procedete con la stesura. Dividetelo in due parti, una avvolgetelo nella pellicola in modo da non farlo asciugare. Cospargete il piano di lavoro con della farina e cominciate a tirare l'impasto con il mattarello dal centro verso l'esterno, senza mai capovolgerlo. Come potete vedere, l'impasto è bene morbido e si stende facilmente. Infarinate la sfoglia in modo che non si attacchi. Ripiegate un'estremità sul mattarello e stendetela con le mani dal centro verso l'esterno, arrotolando la sfoglia, tirando l'impasto, ottenendo la sfoglia più sottile che potete, al massimo di 1 mm di spessore. Terminata la stesura, ripiegate la sfoglia da entrambi i lati verso il centro. Dopodiché tagliate delle striscioline larghe un massimo di 8 mm. E voilà, ecco voi, le vostre tagliatelle sono pronte. La ricetta è finita, vi ringrazio per aver visto il video, spero che la ricetta vi è piaciuta. Se così fosse, mettete un like. Se volete, lasciatemi un commento, condividete il video con i vostri amici, visitate il mio canale di cucina per altre bellissime ricette e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale di cucina. Io vi saluto, vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao da Gian.